tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda abbigliamento. Vi faccio vedere cosa ho preso da Stradivarius e da Katie Moda. Uno è stato un regalo di mia nipote e l'altro è stato un acquisto della mia migliore amica. Mi riempiono di regali e io sono molto molto contenta. Allora, il regalo di mia nipote è questo maglioncino qua, bianco, bellissimo. A me non piacciono le cose bianche. No. Allora, vi faccio vedere com'è questo maglioncino, molto molto bello. Allora, è bianco, ovviamente, come si vede, con le perle. Ha la manica a sbuffo, come piace a moi. E poi scende normale, 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 fino ad arrivare alla lanterna nella parte di sotto, che io gradisco tanto. Allora, nella parte frontale, vedete, ci sono tutte queste perle, che vediamo poi come lo dobbiamo lavare. Credo che si possa lavare al contrario, no? Stando attenti alle perle, credo che al contrario si può anche lavare benissimo. Comunque, questo è il maglioncino, molto molto carino. Mi piace tantissimo la parte di sopra, che ha diciamo queste righe dove ci sono le perle, e vedete nella parte retro sono le righe senza le perle, ed è molto molto bello ed è abbastanza pesante, devo dire. Non è quei maglioncini leggeri che si vedono, questo è molto più pesante. Abbiamo il divano da questo lato, quindi lanciamo. Invece questo è stato un altro regalo della mia migliore amica, perché non gli bastava quello che ha fatto, e quindi mi ha preso questo maglioncino, ed è un maglioncino semplicissimo con lo scollo a V, nero ma con le striscioline dorate. Ed è molto molto bello, vedete, molto molto bello, soprattutto perché finisce con la manica a lanterna, che è una cosa che io gradisco tantissimo. Non avevo questo tipo di maglioncino ed è molto molto bello. Questo è lungo in vita, cioè mi arriva in vita, ed è molto bello. Così è il davanti e così è il di dietro. Si è preso tutti i peli dell'altro maglione poi lo lavo ovviamente e lo sistemo. Poi vi faccio vedere cosa ho preso da Stradivarius. Ecco qui Stradivarius. Ho preso una felpa che è questa. Io adoro questo tipo di felpa e lo volevo abbinare ai pantaloni che già avete visto, se non mi sbaglio, nel video sempre di Stradivarius. Ed è questa felpa molto molto grande, vedete che è grandissima, con le maniche abbastanza grandi, tutto belle pompose, ed è molto molto bello. La parte dentro è foderata, e di questa io ho preso una L. Se c'era la XL prendevo anche la XL, perché mi piacciono queste belle morbide, proprio giganti, che c'entro io e tutta la settima generazione. E in più in più ci sono anche le tasche qui al centro della felpa, ed è molto molto ma molto ma molto bella. Poi l'ultima cosa che vi faccio vedere per quanto riguarda questi acquisti è questo, ed è una giacca sempre ovviamente di Stradivarius. Questa è una giacca oversize. Sinceramente c'era solo la M, perché se c'era la misura più grande avrei preso la misura più grande, perché vi ripeto, a me piacciono le cose quelle belle grandi, che c'entro io e tante persone. L'abbiamo presa scontata, se non mi sbaglio. Comunque questa è una M ed è molto molto bella. Mi piaceva tantissimo proprio questo colore, tutto bello colorato, tutti questi colori tenui, ed è molto molto bella. Cioè, guardate qua con i bottoncini, ed è quelle giacche che si usavano prima, che io avevo, non di questo materiale, erano un po' più leggere, però avevo anch'io questo tipo di giacca e mi piaceva tantissimo, quindi è anche un tuffo nel passato per questa cosa, quindi sono molto molto contenta. Poi per finire, vi faccio vedere il pacco che mi è arrivato da Maquilaila,
o Maki Beauty, come la volete chiamare, la chiamate, avevo fatto degli acquisti dal sito di Maki Laila, però c'è stato un problema perché non spediva lo spray di Essence, perché ho preso alcune cose che riguardano. Preso alcune cose che riguardano i personaggi della Disney e tra tutte quelle cose che avevo messo nel carrello, a parte che piano piano vedevo volare via i pennelli, puff, 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 cosa sta succedendo? E quando ho fatto l'ordine mi diceva di pagare un supplemento di 20 euro e qualcosa perché c'erano le mist, quindi erano delle cose spray e non potevano mandarle con l'aereo e tutto. Ma io avevo visto il video di Elisabetta R che aveva acquistato proprio queste mist anche nel sito direttamente. Quindi sono rimasta un po', cioè, non male, però ci sono rimasta un po' così perché non capisco. Allora, le prime cose che vi faccio vedere sono i pennelli delle principesse, perché ho preso i pennelli delle principesse. Ho preso il pennello di Ariel, che è un pennello da sfumatura. Ve li faccio vedere. No, vabbè, riesco. Allora, il primo è il pennello di Ariel ed è questo pennello qui da sfumatura, molto molto bello. Poi il secondo pennello che vi faccio vedere è Shore White. Di chi è la principessa Shore White? Io non sono molto. Principessa Shore White. Ah, Biancaneve. Di Biancaneve, il pennello di Biancaneve. Ed è un pennello da applicazione. Così. E l'ultimo è il pennello di Aurora, la principessa Aurora. Ed è un pennello di applicazione ma piccolino ed è questo. Devo dire che è molto molto bello e mi sono piaciuti tantissimo. Oltre ai pennelli, per quanto riguarda le principesse, ho voluto prendere i mascara perché la Lizzie ne canta le lodi di questi mascara e quindi l'ho voluti prendere proprio per provare, per vedere se ha ragione oppure no. Ho preso perché io li utilizzavo prima questa forma, poi mi sono fissata con quelli di Astra e ho avuto solo quelli Astra. Allora, il primo che vi faccio vedere non li apro ovviamente, quello di Ariel, pack bellissimo, veramente una sciccheria. Poi ho preso il pennello della Princess, quindi di Aurora, bellissimo anche questo. E poi ho preso il pennello di Snow White, di Biancaneve, cioè chi è Snow White? Cioè è una cosa incredibile, di Biancaneve, molto 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 belli. Poi ovviamente mi ha messo le caramelle che mangerò perché siamo in periodo natalizio e quindi posso mangiare la qualunque. È un trattamento per quanto riguarda i capelli della Elvive. Cosa ho preso? Allora, io avevo preso i set dei pennelli, ma come vi dicevo andavano svuotando e quindi li ho presi singolarmente, ma sinceramente la scatola rimarrà in esposizione, ma rimarrà. La scatola rimarrà. Vi faccio vedere i pennelli all'interno. Quindi, per quanto riguarda Essence, aveva fatto le principesse della Disney. Invece, Catrice ha fatto le cattive, quindi la The Queen, la regina cattiva di Biancaneve, appunto. Stavo cercando il. Allora, questo è il pennello della regina cattiva, ed è un pennello, potrebbe essere anche di illuminante, molto molto bello, con la sua custodia e la sagoma proprio della regina. Non lo so se si vede perché è specchiata. Questa è la sagoma della regina. Poi abbiamo la regina dell'inferi, delle acque. Abbiamo la Ursula, questo è il pack, molto molto bello. Cioè, come fate a buttare i pack delle.
si può, non si può. Poi è bello perché arrivano direttamente con la loro custodia per quanto riguarda il pennello. E questo è un pennello da cipria. Allora, e questo è il pennello di Ursula. Vabbè, non si vede perché è specchiato. Non capisco il fatto che dondoli. E poi vi faccio vedere la Maleficent. Io non so se voi avete gli stessi pensieri miei, ma io in questi giorni sto guardando tutti i cartoni animati possibili e immaginabili. Io adoro i cartoni animati della Disney, quindi li guardo molto ma molto volentieri. Questo è il pack della scatolina e questo è il pennello. Allora, con questo veramente potete applicare anche il fondotinta per una cosa più leggera, sinceramente. Il fondotinta, ad esempio, quello di Astra, che è molto molto leggero. Devo dire che questi sono degli ottimi pennelli. Questo, ad esempio, non dondola. Solo quello mi dondolava. Perché dondolavi? Allora, scusate, ma si era interrotta perché si è spenta la fotocamera. Vi stavo facendo vedere due reliquie per quanto riguarda le cattive della Disney. Le altre due cose che volevo assolutamente erano l'illuminante. Devo dire che sono delle cose spettacolari. Questi qua sono veramente da esposizione. Cioè, io non lo so chi riuscirà a toccarli. Allora, la prima che vi faccio vedere è The Queen, quindi la regina cattiva. Questo è il pack, cioè, vedete la grossezza di questo pack. Apriamolo e troverete uno specchio abbastanza grande e la pellicola, cioè, guardate qua, e questo è l'illuminante. Vedete, c'è la regina cattiva proprio in rilievo. Questa è proprio in rilievo. Vi faccio un piccolo swoosh qui laterale. Laterale. Questo è lo swatch. È sul dorato ma chiaro. Sigilliamola. Ed è questo. È un dorato chiaro. Forse ho le luci troppo sparaflesciate in faccia e non si vede. E l'altro è quello di Ursula, veramente molto molto bello. Questo veramente sono da collezione. Identica cosa per quanto riguarda lo specchio. E questo invece il colore è molto più forte, più bronzato. E vedete anche la sagoma di Ursula, cioè spettacolare, veramente spettacolare. Anche di questo vi faccio uno swatch. Tocco la parte più, diciamo, più che no, non si vede. Gli sto toccando il braccio e questo è molto più dorato. Non so se si vede perché con le luci sparaflesciate, vedete qua sono queste due. Uno è più dorato e uno è più bronzato. E queste sono le due. Vedete, questa è più dorata, la strega è più dorata, questa è più bronzata. Devo dire che sono degli oggetti veramente da collezione e cioè i pack sono una cosa spettacolare. Io non credetemi che spesso mi capita di scegliere delle cose low cost, ma che hanno un pack veramente spettacolare. Mi stava cadendo tutto perché c'è, cioè, una cosa che mi sconvolge. Cioè, guardate qua che pack. Cioè, non riesco. Sinceramente, ci sono rimasta male che quelli di Essence erano messi nel tubetto, perché questi sinceramente sono una cosa eccezionale, veramente bellissima e sono veramente da collezione. Dai ragazzi, questi li dovete collezionare assolutamente. Queste sono le cose che mi interessavano di più. Invece, per quanto riguarda le Mist, Maki Beauty mi faceva pagare una spedizione extra, che non capisco sinceramente il motivo, perché erano delle cose che in aereo non potevano viaggiare, eccetera, eccetera. Non mi è mai capitato, sinceramente, in qualsiasi ordine che ho fatto, non mi è mai capitata questa cosa, quindi sono rimasta male. Però questo è, e questo uno si prende, non è che puoi scegliere tutto. Bene ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda questo ordine tra abbigliamento e
cosmetica. E ovviamente adesso vado un secondo di là a Magna e vediamo se riesco a fare anche un altro video, così mi vado avanti, diciamo, con questi video, perché sono un po' indietro con la mia visualizzazione di YouTube, perché col fatto che le cose non vanno sempre come si vuole, ho un po' di cosucce da farvi vedere. Allora, per quanto riguarda questo video è tutto. Ditemi ovviamente cosa ne pensate di questi pack per quanto riguarda Catrice, se vi sono piaciuti e se anche voi siete un po' giù perché Essence ha fatto i pack normali, invece Catrice ha fatto dei pack veramente al bacio. E voi che team siete? Team principesse o team cattive? Ditemi in quale squadra siete e quale squadra tifate. Per quanto riguarda questo video è tutto. Io vi mando un un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!